Ormai mancano pochissimi giorni all'uscita di Warzone 3, quindi sono super in hype. Sono pieno di good vibes ed ho deciso, raga, di attaccarvi nei sentimenti proponendovi un video un po' nostalgico. Tornate indietro con la mente a Warzone 1 e pensate alle armi iconiche che appunto erano presenti nel gioco. Kilo, Grau, e ce n'era una terza, una delle più importanti. Sto parlando della Enel. No, ok, aspetta, c'è un errore. Scusate per questa interruzione, ma l'arma a cui stavo pensando in quel momento in realtà era l'Amax, non la N94. Sono passati troppi anni, scusate, non mi ricordo più il nome delle armi. Perdonatevi ragazzi, buona visione. Sto proprio parlando di Amax. Avrete già intravista dal mio personaggio che la sta impugnando. Ebbene sì ragazzi, ho deciso di buildare un Amax come se fosse Warzone 1 e provare a vincere un tutti contro tutti su Modern Warfare 3. Quindi avremo il tipo il mirino super zoomato, proprio in puro stile Warzone. Proprio sono curioso di vedere cosa combineremo. Mi raccomando, lasciate un like, un commentino, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Grazie mille a tutti quanti per il supporto. Ora la partita sta per iniziare. Sono super in hype davvero, raga. Speriamo di fare una bella partita. Cioè, guardate, ditemi se non sembra l'Amax, proprio quello di Warzone 1. È proprio quello, raga. Cioè, stesso mirino, VLK, tutto proprio come è giusto che sia. Ok, ragazzi, siamo su estate, state, non so, chiamatela come vi pare e piace. Adesso dobbiamo cercare ovviamente di capire gli spawn, perché non mi capita quasi mai di giocare questa mappa. Mi è capitata un po' di volte su GDA, ma su TCT, raga, no, sinceramente. E c'è uno qua dietro? Non ucciso, ovviamente, cioè, ti pare? Cerco di giocarmela un po' di astuzia. Sarà tosta, comunque. Ok? Mamma mia, buona. Minchia, sei forte, raga. Qua dietro c'è uno spawn. Eccolo. Ok, perfetto. Carichiamo. Non ho messo caricatori aumentati, tanto ho detto, vabbè, TCT. C'è uno sopra, mi sa. TCT, raga, non dovrebbe essere, diciamo, un grosso problema di colpi, perché, appunto, ti becchi quasi sempre i gunfight 1v1. Non è che, insomma, hai bisogno di tante... Oddio. Ok, ottimo così. Tiriamo il bavino. L'unico problema è che finisco molto spesso i colpi, raga. Oddio, questo raga è bello cazzuto. Mamma mia, mi stava per distruggere. Ok, ne arriva uno da qua. Eccolo. Ok, anche dietro. Ok, perfetto. Posso caricare l'arma, secondo voi? No. Minchia, c'ha l'interstellare questo. Mi è data male, però. Ok. Oddio, raga, cosa stiamo facendo? Scusatemi, ma sto uscendo un pochino dallo scopo del video, diciamo. Ok. Ti prego. No, no, no. Non mi piace questa situazione, ti prego. No, 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 raga, cosa ho combinato? Madonna mia. Cioè, vedete, alla fine è sempre colpa di questi camper che camperano, madonna. E ti fanno perdere un sacco di tempo, ti fanno perdere proprio la cognizione di ciò che sta accadendo. Quindi perdi tempo, ti becchi i nemici dietro e poi muori, ovviamente. Cavolo, raga, che start comunque che abbiamo fatto. Niente, l'unico modo è tornare là, perché non so adesso, cioè, qua ci sia uno spawn qualcosa. Sì, in teoria sì. Eccolo, c'era uno qua davanti. Eccolo. Oddio, appena preso una cecchinata in testa. Oddio. Rischio. Rischio tutto. Vabbè, sono morto. Cioè, veramente. Mi hittano in posti che... Cosa è successo? Cosa? Rido per non piangere. Comunque, oh, raga, che non buttiamo via la partita. Cioè, che non vado a buttare via un gameplay della madonna. Dov'è? Ma è sopra. Ma raga, madonna mia. Adesso, cioè, mi triggero male, eh. Sono tutti dentro la casa, fondamentalmente. Guarda lì che camper, oh. Oddio mio, raga. Ok, questo almeno l'abbiamo fatto. Mamma mia, raga, cioè, era un po' movimentata all'inizio. Però, cioè, effettivamente ora si è rallentata un sacco. Vediamo se riusciamo a farci questi. Questi stanno... Ma sapete perché è rallentata? Perché su ogni partita ci sono quelli che boostano, si fanno le sfide tra di loro. Mamma mia, che schifo. Ok, ho avuto molta, molta fortuna. Ok, adesso siamo noi dentro la casa, quindi... Esatto, ora dovremmo riprendere un pochino la carneficina che abbiamo fatto all'inizio. Qua dietro non spawna nessuno. Ok, no, raga, pensavo di farlo, vi giuro. Ci avrei scommesso, cioè, ero straconvinto che sarei riuscito a farmelo. So perché ho il presentimento che stia camperando da qualche parte. Raga, lo sapevo, cioè, nel senso, quando c'è il nemico vicino te lo senti. Inizia a strizzarti le chiappe. E, insomma, lo capisci. Questi comunque dei fossili, cioè, letteralmente. Scandalosi. Scandaloso questo. Vediamo se arriva qualcuno dall'ingresso principale. Di solito qua, raga, arrivano. Che noia. Un po' noiosa questa partita. Cioè, stiamo giocando praticamente metà persone perché gli altri stanno boostando gli altri, porco due. Ok, c'è uno qua sotto probabilmente. Dov'è? Non riesco bene a capacitarmi di dove siano le persone. C'è uno sopra.
fatto. Ok, mamma mia. Fortuna. Prendiamo di nuovo questa con l'interstellare. Almeno ci finiamo la partita. Vediamo se puntiamo almeno a fare una bella... un bel rateo. E quest'arma è penosa, eh. Questo sta volando. Ok, perfetto. Ultima... oh. No, vabbè, dai, l'ultima la facciamo con la nostra, giustamente. Dai, sbuca con la testa. Oddio, da dietro. Eccole, c'è uno là. Ok, raga, ce l'abbiamo fatta. Che dire? Cioè, io mi sono divertito un sacco. Veramente un botto forte. Letteralmente demoniaca quest'arma. Bellissima deve essere utilizzata così, eh. Ed eccoci qui, giunti a fine video. Ora vi faccio comparire qui a schermo la classe. Copiatela se volete goliardicamente spararvi qualche partitina nel chilling. Insomma, fatemi sapere come vi siete trovati. Personalmente, raga, sono rimasto super colpito. Mi piace un sacco. Anche il mirino così ha quel che dell'aim assist che è molto molto carino da tenere in considerazione, ecco. Grazie mille a tutti quanti per il supporto. Alla prossima. Prossima, raga. Ciao.